Capita spesso di entrare in farmacia e poter assistere ad una mostra d'arte. Da diversi mesi, presso la farmacia del Terminal 1 di Malpensa, questo è possibile grazie alla straordinaria intuizione del dottor Azem Hamdan e alla direzione artistica di Lorenzo Schievenin Boff. Artisti noti e meno noti, varesini o internazionali, c'è spazio per tutti nella galleria del dottor Azem e ormai rappresentano un appuntamento fisso con l'arte nel nostro territorio. È un'idea che ci ha carezzato dal giorno che siamo entrati in questo luogo, che questo era un salone grande, sembrava una fabbrica dismessa. Io ho visto tante fabbriche dismesse, l'architettura fatta moderna sulle nostre fabbriche dismesse, e mi è venuto un flash: che bello, sembra una fabbrica dismessa, non è il classico luogo che si fa una farmacia. Allora l'abbiamo ristrutturata facendo anche questo sistema, il ponte in generale, con l'idea di fare qualcosa. No? Tutti volevano farci abbassare i soffitti, hanno detto no, guarda, è più bello fare soffitti bassi dal punto di vista architettonico e per l'arredamento più bello, più chic. Hanno detto no, guarda, mi piace tenerla alta, però non è che c'era un'idea di cosa fare. Mi piace un soffitti alti perché si respira di più, hai un approccio diverso, ti allarga, ti apre un po' gli orizzonti. 2 anni fa esattamente abbiamo cominciato a fare la prima mostra, ma è nata per caso, perché io ho continuato a dire: ma cazzo, che bello mettere qua qualcosa, mi piacevano le solite cose da cartelloni pubblicitari o altro. E a me piace l'arte, ma non la capisco, cioè a me piace l'arte perché è così. Ogni volta che ho visto qualche mostra mi ha sempre affascinato. E allora, finché un giorno abbiamo cominciato a conoscere la gente dipendente aeroportuale, abbiamo trovato questo artista che si chiama Paolo Bianchi e mi ha fatto vedere le sue opere. Ho detto: Paolo, perché non facciamo qualche mostra? E lui ha cominciato a dire: ma sì, potrebbe essere, però sa, qua troppe colore. C'è stato un po' un parto lungo. Dopo un anno di dibattito abbiamo deciso di farlo, finché abbiamo conosciuto altri artisti che gli piaceva l'idea, hanno chiesto, abbiamo iniziato a fare metà parete fino a qua, poi man mano ci ha preso piedi e abbiamo conosciuto Lorenzo Schievenin Boff della galleria Fallaci di Somma, per caso anche lui cliente di questa farmacia, ci piaceva le sue idee, abbiamo cominciato a scambiarci un po' di artisti, finché non abbiamo chiesto ufficialmente di farci direttore di questa gestione di mostra, direttore artistico. E posso dire che noi abbiamo artisti per i prossimi 6 mesi come calendario, gente che non conosce, gente che sono entrati, piace l'idea, apprezzano, i clienti l'hanno apprezzata, questo è già stato un motivo per farci cercare miglioramenti. Noi l'ultimo artista che abbiamo avuto è stato il maestro Ottaviani, e lui, come cliente della farmacia, gli piaceva l'idea, ha chiesto lui di partecipare, di fare mostra da noi. Questo ci ha fatto un po' una cosa gioiosa, ecco, perché non aspettavamo di arrivare a questo livello. Perché noi lo facciamo per puro amore dell'arte, cioè lo facciamo per promuovere l'arte, per dare spazio a chi non ha possibilità di avere spazio di esporre. Infatti tanti sono sconosciuti o poco, cioè hanno avuto poca fortuna di poter esporre. Infatti noi, quando dicono cosa dobbiamo, diciamo il chiodo, giusto per dire che loro non c'è nulla assolutamente. Magari qualche farmacia altra ha fatto una mostra per i vasi, cose correlate alla realtà della farmacia, però questa è la prima realtà e questa è la dimostrazione che l'arte può stare ovunque, non inquina, non stona, chi ha piacere lo faccia, che secondo me dopo questa esperienza basta, è ovvio che sia una cosa decorosa, fatta bene, studiata, non fatta così giusto per mettere quadri, perché a volte fai anche danno, ecco. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto di dialogare con Lorenzo per potercela seguire.
Noi abbiamo avuto artisti, una da Roma, la Spadaro, e un altro artista di Trieste, che a loro volta... La Spadaro è una storia, perché lei era esporre a Somma, ha visto le esposizioni qua, le piaceva, è venuta. Invece l'artista di Trieste l'ha vista su internet, ha chiamato e ha fatto questo approccio, è venuta apposta a farla.